Qui all'IT Forum di Rimini è presente anche Marco Toffanelli, segretario generale di Assoreti, a cui chiediamo la raccolta di questi primi mesi di Assoreti. È andata bene? Bene, sì, è un periodo diciamo oramai abbastanza lungo di raccolte positive, ma in effetti devo dire tutto il sistema industriale delle reti negli ultimi anni non ha mai mostrato segnali di flessione. Questa è una garanzia di stabilità, specialmente perché è indice di una cura della relazione nel medio-lungo periodo con il cliente, e questo è molto importante specialmente per il prodotto che viene offerto nell'ambito del servizio di consulenza delle reti, che è quello di risparmio gestito, dove sostanzialmente questa relazione permette di minimizzare sia i momenti di euforia del mercato, sia i momenti di crisi, e garantisce invece al cliente appunto l'apporto di un consulente. Insomma, risparmio gestito in ripresa, e ci aspettiamo sempre questo trend positivo anche per i prossimi mesi, per l'intero anno 2014. Assolutamente, come flussi, addirittura come patrimonio siamo al record, stiamo inanellando record su record, e quindi non vedo perché debba cambiare il sistema, ripeto, ma sostanzialmente si contraddistingue per questa capacità di mantenere nel medio-lungo periodo la relazione. Questo secondo me è l'aspetto più importante, cioè ammortizzare momenti di euforia che ci sono e momenti di crisi che ci sono, e questo è molto importante per il ruolo che svolge il consulente nei confronti del risparmiatore. Ecco, a proposito del ruolo del consulente, tema caldo del settore, l'albo unico tra promotore e consulenti si farà a quanto pare, ma cosa cambierà? Quali saranno gli scenari futuri per i professionisti e per i clienti? Ma dal punto di vista del mercato, inteso appunto nelle componenti fondamentali, no? Intermediari, consulenti, ma anche risparmiatori, è soltanto un vantaggio, perché comunque è una forma di efficientamento del sistema. Viene definita meglio la consulenza, viene data appunto la vigilanza, dovrebbe, perlomeno riteniamo che sia così, e questo comunque è l'auspicio che portiamo avanti da tempo come industria, la vigilanza all'APF, che sarà il futuro organismo sulla consulenza finanziaria. È una diciamo riorganizzazione dell'architettura complessiva del sistema di normazione sulla prestazione dei servizi di investimento. Abbiamo quindi sui servizi di investimento l'organismo sulla consulenza finanziaria sottoposto alla regolamentazione della Consob, che vigilerà su tutto il sistema delle persone fisiche che svolgono consulenza, così come abbiamo nel settore assicurativo sotto l'IVAS l'organismo che ha la vigilanza sugli intermediari assicurativi, e nel settore bancario sotto la Banca d'Italia, l'OAM, che è l'ente che vigila su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, per cui è veramente un unicum di definizione migliorativo dell'intero sistema. Quindi non creerebbe confusione questo albo tra il ruolo del consulente e il promotore? No, perché all'interno dell'organismo verrà distinto tre albi o una sezione con tre albi, in cui le attività svolte dai singoli soggetti saranno chiaramente evidenziate. Come dire che in Consob si crea confusione tra chi fa banca o chi fa la revisione. No, ci sono degli albi all'interno che sono vigilati da un unico soggetto. Assolutamente non vedo nessuna forma di confusione, anche perché sostanzialmente l'attività ovviamente è caratterizzata da aspetti specifici diversi. Quella dei consulenti finanziari che operano per conto degli intermediari svolgono l'attività d'offerta fuori sede, intesa quindi nel senso ampio, per cui abbiamo la consulenza, abbiamo il collocamento, abbiamo la raccolta d'ordini. Per quanto riguarda i consulenti e le società di consulenza finanziaria, abbiamo esclusivamente la consulenza nella modalità di prestazione del servizio indipendente, cui è molto chiaro. Credo anche che le definizioni dei soggetti riprenderanno questa distinzione, e per cui questo sarà molto chiaro al risparmiatore. Altro tema caldo, la tecnologia. In America stanno prendendo piede queste società, i robo advisor stanno abbattendo i costi, maggiore trasparenza, tutto online. Potrebbe essere un rischio per il promotore finanziario che si dovrebbe reinventare a questo punto, e in che modo? Ma io credo che sia robotizzabile tutto quello che obiettivamente non è ad alto valore aggiunto da chi poi in qualche modo utilizza il robot, nel senso che la tecnologia è sicuramente un avanzamento ed un'evoluzione del sistema. Nella relazione con il cliente bisogna stare attenti da un lato alla capacità anche del cliente di stare al passo con l'avanzamento della tecnologia, che non è sempre lo stesso. Sappiamo che c'è molta educazione finanziaria da fare, allora la possibilità per un consulente di usare la tecnologia a favore del cliente è secondo me un passo in avanti importante. Immaginare esclusivamente una digitalizzazione del tutto senza l'ausilio di un consulente a fronte di un risparmiatore che ancora però tecnologicamente non è evoluto, io credo che sia abbastanza difficile immaginarlo. Immagini i giovani, sanno tutto sicuramente oggi di quelli che sono i social media,
sanno molto poco qual è la differenza tra un CCT e un bot. Allora, usando i social media, saper spiegare attraverso però un consulente che cos'è la differenza reale tra un bot e un CCT dal punto di vista poi del proprio investimento, ossia dell'adeguatezza di quell'investimento al profilo di quel cliente, credo che sia ancora un valore aggiunto molto importante. Insomma, dietro a tutto c'è ancora la competenza come principe cardine. Fondamentale, credo che questo aspetto porterà sempre più a valorizzare le competenze e le professionalità dei singoli soggetti. E noi ringraziamo Marco Toffanelli, qua a Rimini Analytics Forum, per ora è tutto. Grazie.